smesso di fumare ormai sono 12 giorni, dal 2 di maggio, tramite questo concorso scommetti che smetti, sto facendo una sfida con me stesso di provare a smettere di fumare con questo concorso. È la prima volta che provo, spererei anche l'ultima, spero di non fumare mai più in tutta la mia vita. Ma una ragione importante è stata quella dei miei figli. Io avevo un po' promesso ai miei figli, sia alla nascita del primo, alla nascita del secondo, e anche all'abbandono del ciuccio di tutti e due, avevo promesso di smettere di fumare. Loro non vedevano l'ora che io smettessi di fumare perché non mi si avvicinavano più, anche perché puzzavo di fumo. E quindi ho preso la palla al balzo anche per un dovere verso i miei due figli. Quelli più difficili sono la mattina, pranzo e cena, perché sono i momenti in cui uno tiene, a me, io tenevo di più alla sigaretta. Poi durante tutto l'arco della giornata potevi comunque anche far senza, anche perché poi a lavorare è un po' difficile fumare, pomeriggio tra una cosa e l'altra passa, ma il mattino, pranzo e sera sono i momenti più cruciali per un fumatore. Quello che faccio è provo a distrarmi. Ad esempio, prima durante cena e pranzo provavo a stare di più a tavola, così al pensiero di fumare una sigaretta stavo di più a tavola. Adesso cerco di mangiare il più in fretta possibile e cercare di non pensarci, quindi mi alzo subito da tavola e faccio tutt'altra cosa e quindi provo a non pensare al fatto di dover fumare una sigaretta. Non nascondo che anche dopo 10 giorni uno sente, insomma, il suo fisico, uno sente che qualcosa sta cambiando rispetto a prima. E due, è quello di non tornare a casa più con questa puzza di fumo, che è una cosa che ormai mi assillava. I miei figli adesso non mi rompono più le scatole, però sanno che sto smettendo di fumare, non mi dicono più che puzza di fumo, per cui sono contento.